Ecco Mimo, so che magari ci tenevi tu e la società a chiudere davanti al pubblico, perché se si può chiamare pubblico, è arrivata questa sconfitta, solo 5 punti nell'ultimo quarto, quindi un po' la squadra poi è crollata nel finale. Sì, avevo chiesto alle ragazze di chiudere in bellezza questa stagione, ripeto, e se lo meritavano, lo meritavamo tutti noi. È stata una stagione veramente di alti e bassi incredibili. Se io penso che qualche settimana fa parlavamo di una vittoria incredibile contro Jazz, da allora poi un po' così abbiamo avuto qualche giro a vuoto e oggi parliamo di un'altra sconfitta. Peccato perché era giusto poi chiudere in bellezza. Per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini anche se non erano presenti, per ringraziare tutti i nostri sponsor, la società, tutti quelli che hanno fatto tanti sacrifici per arrivare a questa salvezza. Purtroppo non ci siamo riusciti, però va bene così. Non facciamo, no, sarebbe non giusto adesso focalizzarsi solo sulla sconfitta e non su quello che è il risultato della salvezza. Quindi godiamoci questa salvezza. Ecco, una stagione particolare caratterizzata da, insomma, tanti episodi negativi, però alla fine alla prima esperienza e non era semplice, vi siete salvati senza passare attraverso i play-out con una giornata di anticipo tra l'altro e quindi il bilancio è sicuramente positivo. Ecco, e deve servire, credo, Mimmo, soprattutto come esperienza per la prossima stagione, questa prima annata in A1. Ah, sicuramente, io l'ho detto alle ragazze alla fine della partita, ho fatto così un saluto a tutta la squadra perché era giusto ringraziarle. Ho detto loro quello che pensavo, nel senso che quest'anno per noi alla prima esperienza una società nuova in una categoria che mai nessuno di noi aveva fatto, no? Quindi già era difficile di per sé affrontarla. Poi per tutto quello che ci è successo, a partire dagli infortuni tutti nello stesso momento, a qualcuno che è andato via e quindi abbiamo dovuto risolvere il problema, a qualche giocatrice che c'era ed è andata via, a qualcuno che è arrivata dopo, purtroppo al grave lutto del nostro capitano, quindi devo dire al Covid che ha colpito lo staff medico nel momento più importante, quindi devo dire è stata un'annata che diceva le ragazze, oggi ci dà tanta fiducia per il futuro, nel senso che se siamo riusciti a superare tutto questo ed arrivare a una salvezza, come dicevi tu, che dobbiamo considerare come una vittoria dello scudetto per noi, significa che l'anno prossimo saremo pronti per quelli che potranno essere i problemi che incontreremo. Quindi io credo che nella stagione così disastrosa, penso che sia tanto tanto positiva perché questa società, noi staff, le ragazze, ne usciamo con le spalle ancora più forti. Ultima cosa, Mimmo, poi se vuoi ringraziare ovviamente a chi vuoi ringraziare, lavori in corso ancora, ora è stata smantellata quella tribuna che c'era di fronte a quella centrale, l'auspicio è di iniziare la prossima stagione con il pubblico. Assolutamente, noi abbiamo fatto di tutto già quest'anno e la società che ringrazio per prima perché veramente è una società, credetemi, che non ci fa mancare nulla, che ci sta sempre vicino, che è composta da donne, da uomini con tanta umanità, che veramente anche nei momenti più bui ci sono state vicine e ci hanno dato la forza di andare avanti. Di questo veramente siamo orgogliosi e le ringraziamo di cuore tutti quanti. La società ha fatto tanti sacrifici già per quest'anno per arrivare a una capienza di 1.300-1.400 persone. Purtroppo il Covid non ce l'ha permesso e quindi alla fine i lavori non sono neanche stati completati immediatamente, verranno completati a breve e io credo che se tutto va bene con i vaccini, con il virus che speriamo cominci a dare un po' la presa, io credo che l'anno prossimo qui dentro sarà difficile per chiunque venire a vincere, perché i nostri tifosi sono tifosi che pochi hanno ed è anche a loro che ringrazio perché non ci hanno fatto mai mancare il loro affetto anche se non erano qui presenti. Ringrazio tutti, gli sponsor, la città, le istituzioni, quindi questa salvezza la dedichiamo a tutti noi, la dedichiamo a una regione intera e a chi ama la Magnola, chi ama questo sport e chi sa e chi ci sta vicino. Questo è il mio ringraziamento.